Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ancora review quest'oggi a tema Fanta FC. Infatti questo fine settimana ci ho dato veramente giù dentro pesante per cercare di provare quanti più giocatori possibili e soprattutto giocatori che ritenevo validi per le vostre squadre anche in ottica qualità-prezzo. Non mi sono messo a provare magari Griezmann e i compagni che costavano vagonate di milioni perché non me li posso permettere io, figuriamoci voi. Quindi oggi ci andiamo a vedere come rendono in game Çalhanoğlu, Molina, Marchisio e soprattutto quel demone di Konaté. Partiamo dal principino, Claudio Marchisio, 1,80 m, alto per lui di work rate, 4 skill, 4 piede debole, piede preferito il destro ed un costo che si aggira intorno al 1,9 milioni. Quindi un giocatore che comunque si va ad inserire in una fascia molto alta tra i top, se vogliamo, del suo reparto, che è quello di centrocampo. Infatti questo Marchisio può fare il CC, il CDC e anche le S, ma più che altro per ibridare, non per schierarlo in quel ruolo lì, perché ovviamente non lo fa per niente bene. Partiamo come al solito dalla bio, perché già da qui possiamo rilevare dei dettagli interessanti. Quindi abbiamo un giocatore di 1,80 m, per cui ha un'ottima fisicità, è un giocatore che in game si fa sentire e si fa apprezzare per questa sua fisicità. Ha alto di work rate, quindi fa la fase offensiva con la stessa intensità, poi però ripiega anche in fase difensiva per dare una mano. 4 stelle skill e 4 piede debole è un buon rapporto perché unisce una buona tecnica ad una buona fase di interdizione. Quindi per quanto riguarda le caratteristiche di base abbiamo un giocatore di assoluto rispetto, come d'altra parte impone che sia il suo prezzo. Veniamo alle statistiche, perché per quanto riguarda la velocità abbiamo 86 di accelerazione e 84 di velocità scatto, che non è male, tanto con un giocatore del genere non ci dobbiamo mettere di sicuro a fare le sgroppate in mezzo al campo e sono comunque dei parametri che gli permettono di poter star dietro a giocatori in mezzo al campo. Per quanto riguarda le conclusioni abbiamo un 76 di finalizzazione, un 89 di potenza tiro con ben 87 di tiro dalla distanza. Ebbene, questo Marchisio purtroppo però in fase realizzativa non è un granché, soprattutto in quello che dovrebbe essere il suo punto di forza, proprio il tiro dalla distanza. A giro non ve lo dico proprio, nonostante i timed verdi alle volte la porta non la inquadra neanche. Un pelino meglio con i tiri di potenza, però anche qui è richiesto il timed finishing per cercare di dare un quid, un boost alle sue conclusioni. Per quanto riguarda i passaggi, bene bene, perché abbiamo 91 di passaggio corto e 89 di passaggio lungo che in mezzo al campo, quando andiamo ad impostare la nostra azione, si sentono. 85 l'agilità, 81 l'equilibrio, 90 la reattività, sono dei parametri ottimi per quanto riguarda un giocatore di centrocampo che quindi deve temporeggiare con le due, stare sulla linea di passaggio ed essere molto reattivo nei cambi di direzioni. Questo Marchisio lo fa discretamente bene. Ovviamente palla al piede, nonostante quel 90 di dribbling e 91 di controllo palla, visto che ha 1,80 m di altezza e un 84 di forza, con quel body type lì non è che risulta proprio super agile alla levetta e questo potrebbe farvi perdere dei tempi di gioco nel cerchio di centrocampo. Statistiche difensive: 88 di intercetto, 73 la precisione testa, 84 la lettura difensiva, 87 il contrasto in piedi, 85 la scivolata. Ebbene, io qui mi voglio soffermare un attimo, perché per quanto riguarda il comparto difensivo, onestamente a me questo Marchisio non è che ha fatto impazzire più di tanto. Abbiamo anche un 84 di forza, un 85 di aggressività, per cui sono tutti quanti parametri ottimi sotto questo profilo qui. Però Marchisio io l'ho trovato un po' passivo. Cosa significa? Che alle volte non partecipava all'azione, soprattutto quando si trattava di andare a cercare di recuperare il pallone. Premesso che l'ho provato ovunque lo si potesse provare, l'ho provato CDC unico, l'ho provato CC in un 4-4-2, CC in un 4-3-2-1 e persino difensore centrale per quella combo di playstyles di Van Dijk Toti memoria, se vogliamo. Però al ruolo di difensore centrale ci arriviamo dopo. Ebbene, l'ho trovato molto discontinuo, c'erano delle volte in cui effettivamente riusciva ad intercettare, delle volte in cui invece spariva completamente, delle partite in cui aveva tanta CPU, delle partite invece nelle quali non ce l'aveva minimamente. Ma comunque, se dovessi fare una media delle partite nelle quali l'ho provato, diciamo che lo reputo un giocatore un po' più manuale, proprio per cercare di evitare questo suo problema di estraniamento, lo andrei a prendere, a selezionare e a portare sulle linee di passaggio, altrimenti fa un pelino di fatica. Stile d'intesa ovviamente che gli ho applicato ombra, perché tanto forza e aggressività ce l'ha, quindi gli ho boostato ulteriormente statistiche di difesa e velocità.
Ma veniamo al problema più grande, ovvero quello dei suoi playstyle, perché tralasciando quelli di argento, ovvero l'incisivo, il passaggio lungo, l'intercetto, il talento naturale, la prova di pressing e l'inesauribile, i suoi due playstyle plus, il blocco e il gioco d'anticipo, sono una combo clamorosa, che ha solo Van Dijk Toti all'interno del gioco, al momento. Però è proprio questo il problema, perché soprattutto il gioco d'anticipo di questo Marchisio non si sente affatto, anzi, tante volte quando va a fare il contrasto, sto Marchisio allunga la gamba, ma la palla non la recupera, casca per terra, soffre tantissimo la fisicità degli avversari, ma anche avversari che non sono imponenti. L'ho trovato molto carente sotto il profilo del recupero del pallone con il contrasto in piedi boostato da questo tipo di playstyle. Il blocco già meglio, perché soprattutto quando l'ho provato difensore centrale, ogni tanto il piede lo metteva, però quando è che metteva il piede? Sempre con quel discorso che vi dicevo in precedenza, quando lo avevamo selezionato, altrimenti ho trovato una CPU un po' carente, motivo per il quale da difensore lo sconsiglio categoricamente. Ma onestamente lo vado a sconsigliare categoricamente anche nel ruolo di mezzala, perché piuttosto che prendermi sto Marchisio che non eccelle né in fase difensiva che offensiva, per esempio prendo una Putellas Winter, che almeno so che la mezzala in fase offensiva la fa perfettamente e mi dà una grandissima mano. Quindi la grande delusione, se vogliamo, di questo video è stato Marchisio, e mi ci sono dilungato parecchio proprio perché volevo fare in modo che tutti quanti i suoi punti carenti fossero evidenziati, in maniera tale che vi risparmiate una spesa che al momento secondo me è un po' eccessiva. Veniamo però a quella che è la nota più lieta di questo video, ovvero Konaté. 1,94 m di altezza, normale alto il work rate, 3 skill, 3 piede debole, piede destro, stile di accelerazione prolungato, ovviamente può fare solamente il difensore centrale. Vi dico, finalmente abbiamo l'alternativa a Van Dijk, che sia il base, che sia l'if, soprattutto in ottica upgrade, ma anche il winter, perché questo Konaté ha un body type clamorosamente perfetto per fare il ruolo che fa, e nonostante non abbia playstyle plus rilevanti, perché non ha il procione, non ha il blocco è come se lo avesse plus, nonostante lo abbia bianco, perché va a fare un sacco di interventi automatici, ma nonostante anche qui gli manchi il playstyle del gioco d'anticipo, recupera anche un sacco di palle con i contrasti, è super preciso in fase di recupero del pallone. Per non parlare del fatto che invece il playstyle plus di l'inesauribile gli dà una gran mano per via di quel resistenza 69 che comunque sui difensori centrali sappiamo impattare, ma relativamente. È molto veloce, dotato di un buon passaggio in fase di interdizione, ha una buona agilità con un'ottima reattività, questo ragazzo i cambi di direzione è pazzesco, riesce a stare perfettamente dietro a tutti quei giocatori piccoli, agili, quei demoni che si girano 50 volte su se stessi, per cui anche quel profilo lì io lo vado a super promuovere, così come intercettazione 87 e lettura difensiva 86 potrebbero sembrare dei parametri un po' così, ma vi assicuro che questo è full automatico, per non parlare del 95 di forza unito al playstyle plus del mastino, che se schiacciate la X con la difesa avanzata arriva come un treno a tirare le spallate e travolge gli avversari. Questo soprattutto, vi ripeto, è un ottica upgrade perché fa parte del Liverpool, è titolare, Liverpool sta viaggiando, per cui potrebbe prendere tranquillamente tutti quanti gli upgrade. Vi ricordo che la vittoria fatta in Coppa non vale perché valgono solo le partite di campionato, quindi si inizierà dalla prossima giornata per questo Konaté. Per me è uno dei migliori difensori da schierare magari a fianco ai vari Ferdinand, insomma giocatori un po' più manuali, perché sapete bene che per me quest'anno vanno schierati con uno un po' più difensivo e uno un po' più manuale. Quindi Konaté perfetto, mi è piaciuto tantissimo e ve lo super consiglio, chiaramente stile d'intesa anche in questo caso ombra. Veniamo poi ad un altro giocatore che onestamente mi sento di rimandare, ovvero Hakan Çalhanoğlu, 1,78 m, alto alto, 4 skill e 4 di piede debole, piede destro, può fare il CC, il CDC e il COC. Un giocatore che onestamente ho trovato in questo caso un po' strano perché risulta un po' pesantino al pad, per carità poi ha dei gran passaggi, ha un buon tiro, nonostante quei parametri dribbling, vi ripeto, non è che si muove in maniera proprio incredibile, tanto aggressivo quello sì, infatti combinato all'87 di intercettazione, quello è praticamente l'unico punto di forza che ho trovato in Çalhanoğlu al momento, ovvero intercetta tantissimo. Onnipresente sulle linee di passaggio, molto automatico sotto questo profilo di punto di vista, molto meglio di Marchisio, quindi
considerando che costa praticamente un quinto, mi andrei a prendere tutta la vita lui. È un giocatore anche qui con una gran facilità di upgrade, visto che gioca nell'Inter Trita Sassi dei record di quest'anno. Quindi io questo qui non mi ci dilungherei troppo e lo rimanderei a quando prende gli upgrade, perché secondo me potrebbe diventare un tozzo anticipato. Anche perché andando a guardare i playstyle, vedete, l'intercetto c'ha anche il playstyle bianco, c'è il tecnico, la calamita, il tiro a giro, il passaggio calibrato, l'inesauribile, quindi tutto un pacchetto d'eccellenza. Così come un altro giocatore che mi è piaciuto tanto è Molina. 1,75 m, alto alto, 4 skill, 4 debole, accelerazione più esplosiva, piede destro, terzino destro, può fare anche l'ADA LD. Da ED non lo schiererei, visto che non ha questa gran qualità quando si tratta di dover arrivare negli ultimi metri e magari finalizzare o fare una giocata per un compagno. Però per poter andare a sostituire magari vari Llorente, giocatori che sai ci abbiamo da un po', anche qui avendo una discreta facilità di upgrade, nonostante l'Atletico abbia pareggiato la prima partita facendo un mezzo disastro, questo è un ottimo giocatore. L'ho trovato molto rapido quando va a prendere appunto velocità, soprattutto con i doppi passi, resiste tanto fisicamente, interviene perfettamente con il contrasto, nonostante abbia solamente il procione, quindi il gioco d'anticipo bianco. Guardate qui che playstyle che c'ha: procione, scivolata, blocco, L2, c'ha il passaggio calibrato, teso, scusatemi, ovvero il cross per servire i compagni, c'ha il rapido, l'inesauribile, la prova di pressing. Inoltre l'ho trovato molto presente anche in questo caso per le intercettazioni. All'interno di questo video Molina e Çalhanoğlu sono i due che mi sono sembrati più automatici sotto questo punto di vista. Molto molto bene. Quindi per me Molina, soprattutto per quello che è il costo, super consigliato. Ovviamente in questo caso lo stile di intesa che gli diamo è ancora per cercare di boostare leggermente la forza e leggermente l'aggressività, visto che comunque la velocità ha un'ottima velocità. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi ricordo come al solito di lasciare un like e di iscrivervi al canale qualora non lo siate ancora, che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola da mattina fino a pomeriggio, e di lasciare un bel commento facendomi sapere cosa ne pensate di questi giocatori e se qualcuno di questi fa parte della vostre squadre. Io vi auguro una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!